Ok ragazzi, in questo nuovo video vorrei parlarvi di questo atomizzatore qui, il Wismec Theorem. Dunque, io un paio di giorni fa sono passato nel negozio di un mio amico, Gian Domenico Greco, a Pesaro, Vape Lounge, per guardare le novità, quello che c'era e via dicendo. E in pratica mi sono imbattuto in questo atomizzatore qua, il Wismec Theorem. Cosa c'ha di particolare questo atomizzatore qui? Praticamente c'è il pescaggio del liquido da sotto. Come potete vedere, in pratica si va a mettere c'è la camera nella parte superiore, e si va a mettere il liquido nella parte qui inferiore, e praticamente lui ti porta su il liquido, praticamente come se fosse un gripper con il tank. Adesso vi faccio vedere meglio come è fatto al suo interno. Beh, come vedete all'interno, in questa parte qua, c'è, diciamo, il buco per fare il refill. Dall'altra parte c'è lo spazio per fare la coil. Dunque, anche questo potete settarlo in diversi modi. Potete settarlo in single coil come ho fatto io, altrimenti potete settarlo in dual coil. Come vedete c'ha 4 grani per il fissaggio. Potete mettere due coil praticamente in verticale, e ognuna ha un batuffolo di cotone che va a pescare. La parte superiore la tagliate. In pratica lo fate in dual coil, altrimenti fate la furbata come ho fatto io. Ho fatto dual parallel, l'ho fatto in single coil, così come se fossero due, ma invece mi pesca da entrambi i lati. Dunque, adesso vi faccio vedere cosa esce dalla scatola e ve lo faccio vedere in funzione. Adesso in questo video lo proveremo sulla VT200 della Kacigar. Adesso vi faccio vedere nella confezione cosa c'è. Dunque, la scatola è questa qua. Ecco qua. Poi c'è, siccome che poi è un'altra cosa, allora c'è il vetro di ricambio per la versione come quella, cioè il vetro di ricambio uguale a quello che c'è montato. Inoltre c'è quest'altro vetro rivestito di ferro, che sinceramente adesso io, perché all'inizio che ce l'ho, voglio vedere anche un pochettino io come funziona, ma sicuramente sarà più carino così, perché vedere quei batuffoli di cotone sinceramente non è che sia proprio il top della bellezza. Dunque, andiamo a vedere cosa c'è. Ci sono questi due tank di ricambio, grani, chiavina brugola e o-ring di riserva. Poi c'è questo anello qua, che adesso vi andrò a far vedere a cosa serve. In pratica questa è la regolazione dell'aria. E poi c'è, quando lo comprate, dentro c'è la notch coil. A me sinceramente non mi ha emozionato particolarmente questa notch coil. Infatti quella che c'era montata l'ho subito levata e ci ho rifatto la rigenerazione, come ho fatto vedere, con filo da 50, 7 spire, no, 6 spire parallel su punta da 4. Mi preferisco la coil tradizionale, questa notch. Comunque, tanto di cappello alla Wismec che tira fuori sempre qualcosa di innovativo. Dunque, adesso vi faccio vedere quell'anello. Allora, se questo qui è il cappo, no? Se noi andiamo a smontare il cappo, andremo a vedere che è fatto in questo modo. Lo svitiamo. Ecco qua, c'è praticamente, come vedete, l'aria passa dalla parte superiore che va a battere sulle coil. Poi c'è quest'altro foro che praticamente gli fa fare il giro da dietro e poi la spara da questo foro qui lateralmente alla coil. Allora, si può usare praticamente, se voi mettete l'anello doppio, l'aria vi arriva da tutte e due le parti, che sarebbe questo qua, l'anello doppio. Se invece mettete quello singolo, potete decidere se farlo andare solo da sopra o solo da sotto. Io prima ce l'avevo con l'aria solo da sotto, adesso lo rimonterò con l'aria da entrambi i lati. Poi l'aria è regolabile, perché quando voi stringete quest'anello, praticamente, come vedete, da sotto si regola, vedete? Aperto o chiuso, adesso è aperto da entrambi i lati. Ecco qua. Questo pezzo nero che voi vedete sembra di plastica, ma non è di plastica, ma è di ceramica. Allora, adesso andiamo a rimontare tutto. Mi metto un po' più comodo con la telecamera e facciamo una breve prova di svapo. Questo qui, comunque, secondo il mio parere, è una novità che, diciamo,
Cioè, guardate l'atomizzatore, adesso io non riesco, cioè adesso qui davanti, non, voi non, non, forse la telecamera non vi rendete conto, ma questo è grande più o meno come un goblin, cioè millimetro più, millimetro meno è grande come un goblin, però è molto molto più fumoso e anche a livello di resa aromatica è superiore. Adesso sposto un attimo la telecamera, ci mettiamo più comodi. Ok. Mettiamoci qui, prova di sbavo. Dunque, cosa dire? Quest'atomizzatore qui aromaticamente è veramente tanta roba a livello di aroma e anche come fumo si difende in maniera molto molto adeguata. Allora, diciamo, cioè praticamente come fumosità, se lo andiamo a paragonare a un Goblin, è molto molto superiore e anche come aroma. Vi permette di ospitare, cioè per nella stessa grandezza di un Goblin Mini, vi permette di ospitare coil o fate una dual coil da 3.3, 3.3 e mezzo. Forse se avete le mani come i cinesi, forse riuscite anche a farci stare una 4 in dual coil, ma in single coil ci può stare larga anche una coil fatta su punta da 5. E tutto sommato, diciamo che un atomizzatore della sua grandezza è veramente ottimo. C'ha questa canalizzazione dell'aria che diciamo è simpatica, cioè più che simpatica funziona, cioè perché praticamente riuscite a far avere il flusso dell'aria da sotto alla coil, solo da sopra o da sopra e sotto, regolabile. È molto versatile, praticamente poi a seconda dei liquidi che andate a mettere potete, diciamo, l'aroma, diciamo, è una cosa anche molto singolare al gusto e a quello che andate a svapare. Io ho fatto caso che con alcuni liquidi è più piacevole avere entrambi i canali dell'aria aperto, con altri liquidi è più piacevole averne solo uno. Come aromaticità è ottimo, è come un dripper, ma diciamo c'ha sto tank da 2 ml sotto che veramente rimane comodo, cioè invece di stare a drippare ogni 2 secondi con un ciaffettino del genere ci andate a spasso e vi dura anche del tempo. Quando andate a fare il refill, solitamente, vi sembrerà che subito è finito tutto il liquido, ma data la quantità di cotone che c'è all'interno, anche quando è vuoto, prima che scaricate il cotone, ce ne passa di acqua sotto i ponti, ci cioè andate avanti un'altra ora. Adesso io lo sto svapando a 60 watt con una resistenza in dual parallel 6 spire di cavo da 50, nicromo 80. Ma resistenza totale da 0,3, la sto spingendo a 60 watt. Fate conto che siamo in single coil, quindi cioè 60 watt sono comunque abbastanza. Adesso vi faccio vedere come va. L'atomizzatore non accenna a steccare mai, se lo mettete sotto sopra non piscia, trasportabile benissimo, piccolo, pratico, senza tanti, cioè la rigenerazione è semplicissima, fate la resistenza, la mettete lì, mettete il cotone giù nelle canaline, lo fate toccare in basso nel tank e a posto, cioè non serve una laurea per rigenerarlo e secondo me questo è l'ennesimo prodotto dalla Wismec, che va ad introdurre, diciamo, una concezione nuova, va a introdurre, diciamo, una piccola novità nel mondo dello svapo, come è anche stato anche con la RX 200 a livello di design, che prima, quando sono uscite le prime box a 200 watt, cioè avevano 2850, erano dei mattoni grandi così. È uscita la Wismec, la gente adesso si lamenta di che è grande, pesa, ok, però se ci fate caso, nella Wismec RX 200 non c'è un centimetro sprecato, cioè sta compatta nelle mani e ha 3 batterie. Stessa cosa con questo atomizzatore, piccolo ma veramente cazzuto. Diciamo che è piccolino ma è cattivo. Perché in realtà, per quanto è piccolino, dovete far conto che è un atomizzatore da 22, ok, ma ha il deck da 22. Cioè, adesso voi ne utilizzate comunque metà del deck, perché l'altra metà c'è il tappo in ceramica. Però
Però la metà che utilizzate è paragonabile, cioè è più grande di un deck di un atomizzatore magari da 25, cioè riuscire ad ospitarci coil che in un atomizzatore magari da 25 vi stanno strette. Qui no. Logicamente dentro ci stanno 2 ml, non vi aspettate di farci la giornata con 2 ml. Però piuttosto che portarsi un dripper e andare a sgocciolare ogni 5 minuti, con questo qui andate a sgocciolare i 2 ml ogni paio d'ore. E bene o male, diciamo, non state sempre con la Unicorn a sgocciolare sulle resistenze. Cioè, è una genialata che ha avuto la Wismec, che sinceramente mi piace, lo sto utilizzando veramente di gusto, aromaticamente è top. E cosa aggiungere? Niente, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Nei prossimi video vi parlerò del Tornado, che ho ordinato il Tornado. Vi parlerò del Limitless, che è un altro atomizzatore della iJoy, con lo stesso concetto di questo qui, solo che ha un serbatoio più grande, praticamente ha un assetto proprio da dripper, cioè con coil a destra, coil a sinistra e aria laterale tipo stile Velocity. E poi cos'altro c'è? C'è la Tesla da 60 watt, che tra qualche giorno mi dovrebbe arrivare a casa. C'è un altro pochettino di cose che manco me le ricordo più. Niente, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.